Questa mattina abbiamo incontrato qui in Regione Lombardia una delegazione di rappresentanti sindacali che ovviamente difendono i lavoratori dell'Aler, molto preoccupati sul futuro dell'azienda Aler, alla luce appunto di, ovviamente del buco di bilancio che abbiamo visto, abbiamo letto sui giornali di recente. Niente, l'assessore Bulbarelli, presente a questo incontro, ha confermato, ed è stato confermato anche da noi consiglieri regionali, l'impegno comunque della regione a far sì che 30 milioni di euro vengano subito immessi in Aler per garantire quantomeno il pagamento degli stipendi, ovviamente anche il pagamento dei fornitori, però non naturalmente dando i soldi così a fondo perduto come è stato fatto anche in passato, ma con la garanzia chiara che questa volta sulla gestione di Aler ci sia una trasparenza e soprattutto un consolidamento del bilancio chiaro e preciso, evitando sprechi e sperperi come c'è stato in passato. Questa penso che sia una garanzia essenziale che la Regione vuole. Mi sembra che ci sia la disponibilità da parte della Giunta ad andare in questa direzione. Ovviamente l'azienda Aler non può che ovviamente trarne le dovute conseguenze. L'importante è garantire un futuro ai lavoratori di questa azienda e soprattutto al fatto che vengano pagati i fornitori, perché in un momento di crisi come questo risulta assolutamente indispensabile.